Che significa lavorare nel mondo del teatro? A questo e ad altri grandi interrogativi hanno provato a rispondere il performer Giulio Santolini e la regista teatrale Yvonne Capece. Siamo con Giulio Santolini, performer, danzatore, attore teatrale. Giulio, tu sei pieno di energie, lavori per un sacco di compagnie teatrali e anche di danzatori, tra cui quella di Enzo Cosimi, il coreografo, e anche il collettivo cinetico di Ferrara, per arrivare a Sotterraneo, con cui oltretutto avete vinto nel 2018 il premio Ugo per il miglior spettacolo. Ecco, volevo chiederti com'è stato per te, da performer, fermarti per questa quarantena e come sta andando adesso un po' la ripresa delle attività, se c'è una ripresa effettiva. Beh, è stato molto complicato da due punti di vista. Il primo dal punto di vista geografico, nel senso, essendo abituato ad essere costantemente in tournée in Italia e all'estero, stare fermo in un appartamento per 3 mesi è stato un esperimento psicologico molto strano. E poi dal punto di vista del contatto proprio fisico, io ero abituato quotidianamente a entrare in contatto con i corpi dei miei colleghi, con tanti corpi diversi, e quello mi è un po' mancato. E per fortuna ero in appartamento con la mia ragazza, quindi mi sono avvinghiato a lei come un koala per 3 mesi. È andata bene così. Per le attività, noi stiamo provando, cioè saltato ovviamente tutto, un progetto molto lungo con un debutto a Roma Europa Festival, una tournée in Brasile, una in Argentina, però stiamo cercando nuovi formati, usando i nuovi media, il video, l'audio, e di preparare anche spettacoli che ci consentono, nel caso entriamo in un'altra fase dell'epidemia, comunque di mantenere la distanza e fare lo stesso lo spettacolo. Quindi nuove sperimentazioni. Sì, nuove sperimentazioni. Ok. E, appunto, lavorando con tante compagnie, io non so come tu faccia, nel senso sei pieno di energie. Da qualche anno, oltretutto, hai anche intrapreso la strada dell'insegnamento teatrale, quindi volevo chiederti quanto sia difficile barcamenarti tra così tante cose, gestire così tanti impegni, e che cosa significa per te, secondo te, essere un performer in questi anni, in questa era che ti richiede un così tanto coinvolgimento? È molto difficile, molto difficile. Il calendario è l'aspetto più difficile da gestire come performer freelance, nel senso devi prendere accordi con tutte le compagnie e incastrarle in un puzzle perfetto per dare disponibilità a tutti i progetti. Un'altra cosa è l'insegnamento. L'insegnamento mi rigenera come pratica. Avere l'insegnamento, a parte che io non sento tanto il ruolo dell'insegnante, io non mi sento insegnante. Io credo di essere un artista che condivide il suo percorso con altri artisti. Quindi questa cosa verticale da maestro allievo io non la sento, ma sento più una cosa orizzontale, più di collaborazione. E trattando l'allievo da artista lo responsabilizzo anche, e, nel senso che l'allievo non deve eseguire qualcosa dato dall'alto, ma deve essere in un dialogo costante e creare anche lui il percorso insieme a me, che sono la guida. Ecco, più che insegnante mi sento un artista come loro che li guida in un percorso. Questo è importante. Per quanto riguarda gli altri impegni, senti in qualche modo lo stress della gestione, nel senso, in che modo riesci a gestire, a parte il calendario, ecco, però come fai a gestire così tante cose che ti vengono richieste? È difficile, perché devi fare uno switch da on-off fra una produzione e l'altra. Magari sto facendo uno spettacolo per bambini con collettivo cinetico e il giorno dopo devo schizzare da un'altra parte in Italia a fare uno spettacolo di danza contemporanea sperimentale, pazzo. In quello lì è come se io indossassi delle armature con ogni compagnia con cui vado. Quindi se sono con Cinetico, indosso l'abito cinetico. Se sono con Enzo Cosimi, il coreografo di cui parlavi, indosso il suo abito. Questo mi consente di di togliere l'abito e fare una doccia e ributtarmi in un'altra totale dimensione. Ma non avere identità con la cosa che sto facendo, ma più prestare il mio corpo dentro un abito
per uno spettacolo, per un autore. Consiglieresti ai giovani che intraprendono questa carriera di iniziarla, di portarla avanti? Assolutamente. Vorrei parlare di una cosa che non viene detto ai giovani d'oggi tanto rispetto a questo mestiere. Chi vuole fare il performer, il danzatore o l'attore deve confrontarsi con una sfida economica costante. Soprattutto per chi non viene magari da famiglie agiate come me e non ha genitori che lo possono mantenere, un performer al giorno d'oggi deve essere in costante accelerazione, in costante crescita, in costante ricerca di rapporti di lavoro, così si riesce a restare a galla. Però la libertà, il grado di libertà e piacere che ti dà questo mestiere ti porta ad affrontare di slancio questo e tutti gli altri problemi. Grazie mille Giulio, ti ringrazio. Grazie a voi. Siamo con Yvonne Capece, regista e attrice, vincitrice del bando per la memoria della Regione Emilia-Romagna nel 2019. Yvonne, tu hai fatto scuola con Carlo Cercello, poi ti sei stabilita qui a Bologna, dove hai portato avanti varie produzioni, tra cui ricordo La Monaca di Monza e I Promessi Sposi alla prova di Giovanni Testori, che hanno avuto molto successo tra pubblico e critica sia a Bologna che a Milano. E volevo chiederti, la tua sede è questa, la tua sede operativa, Sblocco 5, che è un'associazione, è un centro di formazione e di ricerca, teatrale ovviamente, e volevo chiederti, cosa pensi che chi porta avanti queste realtà teatrali indipendenti, chiamiamole così, cosa pensi che debbano affrontare? Quali ostacoli, quali sacrifici bisogna essere disposti, diciamo, a mettere in ballo per potersi far conoscere e per andare avanti, insomma? Allora, sì, naturalmente fare questo, cioè scegliere di intraprendere questa carriera, diciamo, al di fuori dei circuiti, quelli, diciamo, istituzionali, non solo come compagnia o come gruppo di lavoro successivamente, ma anche, diciamo, nella fase proprio della formazione. Io sono una persona che, appunto, fa questo da molti anni, ma non ho fatto un'accademia, diciamo, istituzionalmente intesa, quindi ho una formazione che nasce negli ambienti sperimentali, di ricerca e anche all'interno, appunto, degli spazi dei circuiti off. In parte questo comporta forse un allungamento dei tempi nella, diciamo, proprio affermazione all'interno dei circuiti professionali, soprattutto sul piano della proprio del farsi conoscere, quindi del riuscire a diciamo creare occasioni perché certe realtà teatrali o istituzionali possano rendersi conto del lavoro che tu stai facendo in una città. Quindi il percorso è, diciamo, decisamente più lungo, ma al di là di questo giro credo che poi cioè sostanzialmente il problema, la difficoltà sia una difficoltà generale, una particolarità del mestiere che prescinde poi dal background che ti ha potuto magari fornire diciamo più rapidità di contatti o appunto la possibilità di avere magari delle occasioni di visibilità in breve tempo, è una scelta appunto più radicale che riguarda il fare questo mestiere al di là del, diciamo, circuito che tu hai scelto. Noi, come tu dicevi, siamo una realtà, diciamo, indipendente, nel senso che portiamo avanti appunto sia produzioni che nascono da collaborazioni o da bandi. Tu hai citato quello appunto della memoria della Regione Emilia-Romagna. In realtà, appunto, proprio qualche giorno fa abbiamo saputo di aver appunto vinto anche il sostegno economico per un progetto che, insomma, andrà avanti da quest'anno all'anno prossimo con la Fondazione del Monte. Quindi comunque, cioè, al di là del fatto che insomma dei supporti anche economici oltre che di visibilità, noi siamo una realtà che produce anche da sola e che si mantiene anche con una serie di attività
collaterali, anche se dire collaterali è improprio perché sono parte integrante della nostra ricerca, come può essere il lavoro che facciamo nell'associazione e con la scuola, con la nostra scuola di teatro. Dico che sono, diciamo, sono collaterali rispetto all'attività produttiva vera e propria, ma non collaterali rispetto alla nostra ideologia. Perché la nostra scuola, che prevede appunto corsi di classi, diciamo, di livelli differenziati, ha un fondamento molto sperimentale e molto spesso è un'occasione anche di studio e di elaborazione per me dal punto di vista registico di una serie di progetti. Ecco. Vorrei farti una domanda che mi sta molto a cuore. E la domanda è: da donna a donna, cosa significa essere donna di e nel teatro? Ci sono delle differenze, cioè nel senso che appunto io, ma anche quando mi sono confrontata con, diciamo, artiste donne, e insomma è inutile non dirselo, si percepisce è un ambiente tradizionalmente, soprattutto quello registico, ok, parlo di quello registico soprattutto, non tanto di quello attoriale, ma l'ambiente registico e anche tecnico ha una prevalenza di uomini, è tradizionalmente un ambiente legato alla figura maschile e sulla quale comunque l'uomo ha stabilito, almeno in termini, diciamo, cronologici, temporali, un primato. Questo comporta, in quanto donna, delle particolarità. Io non mi sento di dire personalmente di aver avuto delle difficoltà o delle discriminazioni, cioè assolutamente, però è comunque molto strano dover avere quasi, cioè al 90% a che fare con uomini nel momento in cui si va per esempio a trattare con dei teatri, cioè spesso i direttori sono maschi, ma i tecnici, cioè parte anche dai tecnici, del tecnico luce, il tecnico audio, il tecnico del teatro, sono quasi sempre uomini e a volte mi è capitato anche di avere dei piccoli scontri di natura, diciamo, ideologica, perché insomma mi sono capitate circostanze nelle quali si faceva un po' fatica ad ammettere che in qualche modo la direzione, la guida di un certo progetto, anche di allestimento di uno spettacolo all'interno di un teatro, potesse insomma dover passare dalle indicazioni di un leader femminile, questo sì. Però è anche diciamo, interessante questo confronto. Penso che poi in fondo le donne che si occupano di regia in particolare stiano diventando poi ormai in effetti tantissime, quindi il rapporto magari si invertirà nel corso degli anni. Ok, ti faccio un'ultima domanda. E la domanda è: se consiglieresti ai più giovani, visto che noi siamo redazione Flash Giovani, di intraprendere questo percorso di formazione verso la regia? In linea di massima, scegliere questo mestiere implica avere una forte dose di spregiudicatezza, ma anche di incoscienza. È un mestiere, ma non il teatro. In generale, decidere di fare arte oggi implica una certa dose di follia, non solo per le ovviamente evidenti ragioni economiche, si tratta di settori appunto con un mercato comunque limitato, molto settoriale, forse anche poco seguite, poco tutelate da un punto di vista anche proprio di contrattualistica, da un punto di vista sindacale, eccetera. Però è proprio in generale, al di là di questo, scegliere di fare teatro, ma non solo, il mio discorso non riguarda solo la regia perché è appunto un discorso molto più ampio, la scelta di fare arte nella vita piuttosto che non farla è una scelta politica.
Ecco, quindi a prescindere dal genere di arte che si fa, quindi da un impegno, se si tratta di un'arte direttamente politica, una scelta politica, perché è una scelta che implica di uscire fuori dagli schemi di un sistema, valido almeno dal Novecento, ma anche prima, per il quale deve essere privilegiato ciò che viene considerato materialmente utile. La stessa arte oggi a livello istituzionale viene spesso concepita e inquadrata solo nei termini di una utilità sociale, cioè l'arte ha valore solo se socialmente può servire a parlare di alcune cose, ad includere, diciamo, certe categorie. Questo in parte è molto giusto, perché è una delle anime dell'arte quella di denunciare o di consentire di esprimere ciò che in altri ambiti non può essere espresso, ma non è l'unica ragione per la quale si fa arte. Quindi sì, io lo consiglio, ma lo consiglio alle persone coraggiose e lo consiglio alle persone che non sono troppo politicamente corrette. Grazie Ivonne Capece, ti ringrazio.